I cimiteri non diventino la piazza dove si discute, ma siano un luogo dove si fa memoria, dove forse si piange e ci si incontra con gli sguardi. La visita al cimitero è sempre un momento carico di emozioni, ma anche ricco di fede. Queste le parole del vescovo Armando Trasarti durante l'omelia di questa mattina al cimitero centrale di Fano, in occasione della commemorazione dei defunti del 2 di novembre. Una celebrazione esterna, composta e baciata dal sole, che si è svolta nella tomba dei militari caduti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale. Alla funzione religiosa hanno preso parte diversi fedeli, autorità civili e militari, tutte nel rispetto delle norme da coronavirus. Noi siamo abituati oggi a fare la memoria delle vittime di guerra, guerre che i nostri morti nemmeno sapevano perché, ma oggi ci sono delle vittime non di guerra ma di lavoro, di malattia o soprattutto di servizio nel Covid ai deboli e ai malati, e sono veramente i nuovi eroi, sia nel lavoro che nella medicina e nella sanità. Senza dubbio bisogna allargare gli orizzonti, altrimenti siamo sempre nel vecchio e non sappiamo riconoscere il presente. Uno sguardo poi Trasarti lo ha voluto rivolgere a quelle famiglie che hanno perso i propri figli. Il dolore è sempre universale, è la malattia dell'anima, è la mancanza degli affetti, è la nostalgia, però bisogna essere attenti a un dolore particolare, soprattutto quello delle madri e dei padri che hanno perso figli. Perché è un dolore contro natura, la morte dei figli è contro natura. E la pietas vera è quando una madre, la pietas, anche quella che della madre di Cristo, nell'addolorata sotto la croce, che abbraccia il figlio, la deposizione, è la descrizione somma del dolore. Una madre che chiude la tomba di un figlio. Questo bisogna avere un'attenzione sempre particolarissima, che sono dolori che passano per tutta la vita. I genitori che hanno perso figli, già a metà sono sepolti. Infine, il vescovo ha voluto lasciare un messaggio ai giovani. Vedo troppa superficialità, combriccole di giovani senza mascherina, non va bene. Ma non per se stessi, perché si può trasmettere, è questione di carità nella salute degli altri. Questi tornano a casa, hanno nonni, hanno parenti. Ci sa, ditelo, ma non per punizione, ma per un accompagnamento benevolo verso le generazioni.